Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, facciamo parlare lei perché è molto più carina di me e che quindi insomma voglio dire ha ragione ad esserci nel nostro video e parlare decisamente qui. Dove sono in questo momento? Sono al salone del camper, sono nello stand. La città di Schio, il suo territorio. Lei è? Sono Stefania Teresa, che sono responsabile di promozione Perché io sono qua? Perché Schio ha realizzato una bellissima area camper, una nuova area. che possono vederla dal loro portale del comune di Schio. Sito Visit Schio. Oh no, vediamolo. Eccolo. Visit Schio, ve lo faccio vedere? Tanto non lo vedrete, ma mettiamo sottotitoli nel video, quindi è visitschio.it.it. Sapete che dopo i 40 devo stare più vicino. Allora, raccontami bene da dove nasce questo progetto, che cosa offrite al mercato, quali sono i prossimi eventi, perché ne parlate ieri di un evento molto bello sulla carta, quindi. Ecco, tutto qui. Cominciamo dall'area di Sabato. Certo, il progetto nasce essenzialmente dalla volontà di valorizzare le risorse che abbiamo nel nostro territorio. È un territorio molto ricco, la città si trova in pianura, è condannato da splendide colline e con delle piccole dolomiti. 2 anni fa è stata realizzata una nuova area camper, vicino al centro storico, quindi molto funzionale ed utile per poter visitare il centro storico facilmente spostandosi a piedi. Il centro storico presenta delle interessantissime testimonianze di archeologia industriale e mi riferisco al passato tessile, Non so, la città offre da perché questo poi punto di vedere, vista non tutti si due ricordano. città. A Schio è nata la Lame Rossi, la seconda metà dell'Ottocento, e questo ha portato poi a un grande sviluppo industriale della città. Oggi rimangono delle testimonianze molto interessanti per quanto riguarda edifici industriali, quindi fabbriche, ma anche tutta quella rete di istituzioni operaie realizzate e create proprio per favorire i lavoratori, quindi per dare quei diversi di cui avevano bisogno. Oltre a questo, sul territorio, cosa trovo? Mi parlavi degli eventi prossimi. Certo, allora nel territorio si possono fare delle splendide passeggiate in collina, in un territorio ancora incontaminato e quindi diciamo non così frequentato Non da ancora qualcuno. inquinato dal turismo di massa. Esattamente così. Ti piacciono queste cose? Se passiamo un po' più su, abbiamo lo splendido Monte Novelli, che è il percorso della prima guerra mondiale, e anche il massiccio del Monte Cassino. È possibile creare queste cose? È possibile, siamo soprattutto Sì, guarda qui, specializzati sono in questo. Mi piace questa vita. Il mountain Molti, ci sono moltissimi itinerari, quindi avete solo bike? imbarazzo Da visit, con io riesco a arrivare a questo. Trovate anche dei corsi Parliamo dell'area camper. Orientativamente quant'è la sua capienza? Sono 14 posti in camper, Sono attrezzati. sono attrezzati, naturalmente carico scarico, la posta di 10 euro alla giornata. Ripeto, 10 euro. Carico e scarico. E che Anche energia elettrica. Per i residenti il carico e scarico può essere fatto gratuitamente. Attenzione, ok. Ci siamo. È aperto tutto l'anno? È aperto tutto l'anno. Senti, Schio ha un patrono che immagino sia anche molto importante, l'ho conosciuto, ed è una festa patronale. Sì, è la festa di San Pietro Paolo, il patrono della città, che si 29 festeggia il 29 giugno. La città in quel periodo si è ricresciuta tantissimo dalla storica mostra legata alle opere d'arte realizzate da artisti locali, a tutta una serie di altre attività collaterali. La città diventa un fermento di attività e moltissime possibilità per tutti i gusti. Ma mi hai parlato di una mostra che inizia sulla carta. Sì. Adesso ve lo facciamo vedere. Questa cos'è? Sì, questa è la strada. Il 6 ottobre viene inaugurata questa mostra, una mostra veramente speciale e particolare, perché sono invitati artisti di tutto il paese del mondo. E ognuno di loro presenta un'opera con la carta. Trattasi principalmente di dipinti, ma anche
altro altri dati. Tutto realizzato in carta. In carta, quindi si aggiunta molto corpo. E quindi avete la modo di vedere anche queste opere che rappresentano le espressioni del passato anche parte del mondo. Fino a quando dura questa dal 6 di ottobre al 9 di febbraio? E dove lo trovano? Si trova a Palazzo Fogazzaro, un palazzo del centro storico della città che ospita molto spesso mostre turistiche. Va bene, insomma, mi piaceva farti conoscere intanto il territorio, darvi questa informazione che mi sembra veramente geniale. Dove si trova Schio? Perché non tutti sanno, in provincia di? Schio, provincia di Vicenza. È una zona, diciamo, a nord della provincia di Vicenza, sotto le piccole Dolomiti. Quindi anche il paesaggio che si trova sempre arrivato dalla città è veramente strepitoso. Prima questo anfiteatro di colline, sembra di essere accolti da un abbraccio. Va bene, allora abbiamo finito. Fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io. Quando vengono all'ufficio del turismo? Ecco! Dove rimane l'ufficio del turismo? Si trova nel municipio? Il municipio? Perfetto, hai un orario da chiudere? Sono aperti tutti i giorni? No, sì, perché? E anche nel pomeriggio? Perfetto, allora lasciamo parlare l'autoparlante perché se no non riusciamo a sentirci, ma noi per fortuna ci abbiamo il sottotitolo di sotto. Va bene, fate bravi, ci vediamo in prossima. Ciao a tutti.